Amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca e oggi volevo vedere con voi in Asarius Mutabilis. Ok ragazzole, allora intanto volevo far vedere due cose importanti. Qui la Ceratopora Caliendrum, come vedete, sto alimentando a manetta e piano piano, poco a poco, la stiamo recuperando, perlomeno i polipi e qualche colore. Ok, sto alimentando a manetta, a palla. Altra cosa, ho aggiunto un nuovo frag di Zoanthus, non mi ricordo adesso il nome, dopo caso ve lo scrivo, ve lo lascio. Come vedete c'ho la trachifilia che sta spolipando come una pazza, perché ho appena alimentato la vasca, mi serviva un'alimentazione, come ho detto sto alimentando a manetta. E un'altra novità è che se ce ne andiamo qua sotto, come vedete abbiamo messo il reattore ad alghe, però vabbè, ancora è vuoto e poi ne parleremo nello specifico. E oggi volevo vedere con voi in Asarius Mutabilis. Ok, per chi non sapesse cosa sono in Asarius in generale è una famiglia che fa parte dei gasteropodi e sono dei gasteropodi principalmente detritivori. Ok, e questi gasteropodi vivono in un fondo sabbioso. Ok, e molte volte andiamo e compriamo i Asarius in negozio di acquariofilia marina, che sono dei Asarius vivax o Asarius lineatus, dipende. E molti non sanno che in Asarius ce l'abbiamo anche nel mar Mediterraneo, nel nostro bellissimo mare, solo che si chiamano Asarius mutabilis. Molti, soprattutto nel sud Italia, li conoscono come maruzzielli, come bombolini, bomboloni, zona dell'Abruzzo, della Puglia, e noi questi ce li mangiamo. Sono dei Asarius mutabilis, sono loro anche, ovviamente fanno parte della stessa famiglia, e sono principalmente detritivori. Battono il fondo sabbioso dei mari, ok, in questo caso, nel nostro caso, nel mar Mediterraneo, però li possiamo tranquillamente adattare al nostro acquario marino tropicale. Perché sopportano tranquillamente queste temperature, sono stati fatti esperimenti in passato, e a questo punto invece di andare in negozio e comprare per 3 euro un Asarius vivax o 2 euro un Asarius vivax, a questo punto ci conviene andare dalla pescheria vicino casa, comprare un mezzo chiletto di Asarius mutabilis o maruzzielli e metterli in acquario. Ovviamente 500 grammi mezzo chiletto di Asarius mutabilis è tanto, quindi un 200 grammi li possiamo inserire in acquario, che saranno più o meno una decina, e gli altri ce li mangiamo, ci facciamo un bel saté e ce li mangiamo, così appunto prendiamo due piccioni con una fava. E niente raga, era tutto per questo video, semplicemente dirvi appunto che in Asarius mutabilis li troviamo tranquillamente in pescheria. So che i Littorina Littorea sono un po' più difficili da trovare, però si trovano, mentre in Asarius mutabilis sono molto molto più semplici da trovare in pescheria. E nada más, gente, spero che per questo video vi sia stato utile, e come sempre dico, ci vediamo al prossimo video.